Oggi parliamo di melasma, e cioè di un disturbo della pigmentazione che colpisce più frequentemente le donne e il volto. Si localizza con macchie bruno-marroni a carico delle guance, del labbro superiore e della fronte e peggiora nei mesi estivi ed in alcune situazioni come la gravidanza e l'assunzione di ormoni. Questa patologia non è grave, ma purtroppo è molto invalidante da un punto di vista sociale per chi ne è affetto. Io distingo il periodo dell'anno in due parti: il periodo in cui ci dobbiamo difendere dal peggioramento e quindi il periodo estivo che va da maggio fino a settembre e il periodo in cui possiamo invece aggredire questa patologia cercando di eliminarla. Va detto comunque che la cura va seguita almeno a livello domiciliare per diverso tempo e deve essere strettamente seguita dal medico, che modulerà a seconda del tipo di pelle e a seconda della stagione i prodotti più appropriati. A livello domiciliare, due cose fondamentali: l'utilizzo della fotoprotezione durante tutto l'anno e l'utilizzo di sostanze che tengano sotto controllo la produzione di melanina da parte del melanocita. A livello invece ambulatoriale, il medico può fare molto con il peeling, quindi con prodotti esfolianti che facilitano l'applicazione e l'assorbimento dei prodotti a casa e che eliminano lo strato più superficiale di melanina, e nei casi estremi, ma attenzione soltanto in questi casi, le alte tecnologie, quindi il laser. Ma il laser arriva come sempre come terza scelta e deve essere sempre utilizzato solo dopo che la pelle è stata adeguatamente preparata con i prodotti domiciliari ed eventualmente anche con pini, mai come prima scelta.